Historical event. Eccellenza carissima e reverendissima, con fratelli tutti qui intervenuti, parrocchiani di Chiaie e pellegrini tanti qui convenuti questa sera. La sua presenza qui è un dono che molti da tempo invocavano e lei con la gentilezza che la contraddistingue ha voluto rendercene partecipi. Il vescovo celebra nella piccola cappella di Chiaie, che fa parte dei luoghi santi della diocesi, perché in questo luogo da decine e decine di anni uomini e donne di buona volontà vengono a pregare Maria nella Chiesa e con la Chiesa. Eccellenza, la sua presenza e la sua parola non possono essere sostituite da presenze, da parole di altri, confermano un decreto che lei alcuni mesi or sono ha firmato nella logica sincera e autorevole di dire che questa cappella sta a cuore a lei e quindi all'intera diocesi di Bergamo. Il culto che qui ora celebriamo rende questo luogo custodito e arricchito dalla liturgia della Chiesa, dalla parola di Dio e dai sacramenti celebrati in comunione con la Chiesa tutta. Il suo decreto non ha chiuso la vicenda storica del cammino qui cominciato nel 1944 e a noi giunto, ma piuttosto ha reso possibile che il tesoro della preghiera di questo luogo rimanesse nella Chiesa e per la Chiesa. La generazione dei presenti, non avendo vissuto le vicende di quei giorni, ma avendole lette e ben conosciute, eccellenza carissima, ha il cuore libero con lei nel dire che nulla si vuole mistificare. Che tutti amiamo questo luogo, che lo sentiamo come il punto di arrivo di tanti nostri pensieri e come il punto di partenza di nuovi percorsi a favore della Chiesa stessa. Questa sera lei, eccellenza, che la storia di Chiaie la conosce bene e più volte l'ha portata con sé nella preghiera, si è fatto pellegrino ed è venuto per dirci di continuare ad essere figli della madre che qui veneriamo col titolo di regina della famiglia sin dall'inizio del percorso di fede di Adelaide Roncalli, per dirci che i passaggi storici che non si cancellano né nei titoli né nelle immagini chiedono tempo, che la fede deve illuminare studi, persone, vicende ed avvenimenti. Lei ci insegna, eccellenza, a non cercare la verità con il risentimento, a camminare nella Chiesa invocando la verità delle cose e sulle persone, mettendoci in ginocchio, per poter avere luce dal Signore stesso e dal suo Santo Spirito. Lei ci crede? Noi lo crediamo. Vescovo nostro Francesco, i suoi piedi sono qui giunti come i piedi di tanti pellegrini che vennero, che vengono e che verranno per presentare i loro dolori, la loro preghiera, le loro famiglie. Anche lei, eccellenza, permetta, è qui questa sera per presentare le sue preghiere, la sua vita, la nostra Chiesa, con noi e per noi. Maria gioisce della sua e nostra presenza. Adelaide Roncalli, che lei incontrò e con la quale parlò, le direbbe il suo silenzioso grazie. Tutti siamo attorno a lei per chiederle di guidare questo gregge a pascoli erbosi. Lei ci rammenta che la storia di questo luogo
ci invita ad essere credenti in quel Dio che si è fatto carne e che ha camminato e che cammina in mezzo a noi. Maria, membro eccellente della Chiesa, superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un membro di tutto il corpo, ci aiuti ad essere Chiesa, ad essere pellegrini della fede e capaci di gioire per le piccole cose di ogni giorno dentro le nostre famiglie, dentro le nostre vite. Grazie Eccellenza, grazie a tutti. Ma anche grazie per il tuo servizio insieme a Don Galdino in questa comunità che ha ricevuto un dono particolare, un dono che noi attribuiamo appunto alla fede, una fede ormai tante, innumerevoli, incontabili persone che qui sono venute. Desidero salutarvi tutti, salutare con affetto e riconoscenza i sacerdoti che stanno celebrando con me e assicurandovi che certamente anch'io ho delle preghiere da portare qui, ma in questo momento desidero portare il Signore per l'intercessione di Maria, Regina della Famiglia, a tutte le vostre famiglie, qualsiasi sia la condizione che stanno attraversando, particolarmente quelle provate dalla malattia di alcuni dei componenti e dal vivere. Le inviamo e con umiltà ci riconosciamo di umiltà il perdono di Dio sopra di noi. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio di Dio. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Care sorelle e fratelli, abbiamo udito questo momento. Chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Avverto come l'Apostolo Pietro la pertinenza delle parole di Gesù. Mi sento come colui a cui è stato affidato molto e che dovrà render conto molto di più. Che cosa mi è stato affidato? La vostra fede, la fede di questo popolo, un patrimonio prezioso. E il mio compito è di servire la vostra fede, alimentandola, dando a ciascuno a tempo debito la sua razione di cibo. Così, giunto a Bergamo, ho raccolto il dono della vostra fede e lungo la strada tracciata dai miei predecessori in relazione ai fatti di Ghiaia e di Bonate ho camminato in comunione con la Chiesa Universale fino a giungere al passaggio sancito dal decreto della Santa Sede e da quello diocesano che ho accompagnato con una più ampia riflessione che ne spiega il significato. La gioia che caratterizza questo percorso è rappresentata dalla vostra fede,
dalla sincera ed evangelica devozione a Maria, dalla condivisione con la Chiesa nel suo insieme del cammino compiuto. Alla luce della parola di Dio che illumina e nutre la fede, desidero sottolineare due aspetti. Il primo è rappresentato dalla figura del pellegrino. Qui dal 1944 sono giunti donne e uomini come pellegrini. Chi è un pellegrino? È una persona in cammino sulla strada della vita, del mondo, sulla strada tracciata da Gesù, su quella che ogni giorno apre davanti a noi, precedendoci e accompagnandoci. Pellegrini sono stati i nostri padri nella fede, così intensamente rappresentati nella pagina della lettera degli ebrei, agli ebrei che abbiamo appena ascoltato. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Il pellegrino non cerca una terra, ma una patria, una casa. La meta del pellegrino non è un posto, ma un incontro. E Maria è colei che per prima si è fatta pellegrina della fede e del Vangelo, e proprio per questo diventa guida dei pellegrini all'incontro con Gesù. La stupenda preghiera di San Bernardo a Maria, che Dante compone nel Paradiso, esprime la convinzione che la Vergine, Madre di Dio, è la via e la porta insostituibile che ci introduce all'incontro con Lui. Pellegrini dunque a Maria e con Maria a Gesù, a Dio. È questo il tesoro del cristiano, capace di attirare il nostro cuore, mobilitare le nostre energie, suscitare e sostenere le nostre speranze. Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Se il nostro tesoro è Gesù, il Figlio di Dio, allora la nostra devozione a Maria, capace di aprire lo scrigno del nostro cuore, è alimentata dalla fiducia che lei possiede la chiave di questo tesoro. Attraverso di lei il nostro cuore è attirato a Lui. Ecco cosa significa accogliere l'appello di Gesù: siate pronti. Il pellegrino è colui che non si siede, che non dorme, che non si distrae, ma percorre con gioia il suo sentiero verso l'incontro con Dio. Questo pellegrinaggio noi non lo compiamo da soli. E seppure a volte è così, più ci avviciniamo alla meta, più ci avviciniamo ad altri pellegrini. Emerge allora l'immagine del popolo, della comunità, della famiglia. La regina della famiglia ci ricorda questa condizione: camminare verso Dio e camminarci insieme. La famiglia alimentata dalla sorgente del sacramento del matrimonio è la concreta e provvidenziale condizione di coloro che condividono il cammino della vita, purtroppo non sempre il cammino della fede. La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede
I nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, ci ha ricordato la lettera agli ebrei, Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara hanno fatto quello che hanno fatto. La nostra preghiera, che si innalza Maria, regina della famiglia, protegga, chieda protezione e intercessione per le nostre e tutte le famiglie, per quelle provate da ogni forma di sofferenza, dolore e lacerazione, per gli sposi e coloro che ancora non hanno compiuto la scelta del matrimonio, per i genitori e i figli, i piccoli, gli adolescenti, i grandi, per i nonni e per tutte le persone anziane. Ma soprattutto preghiamo perché la vita della famiglia, delle nostre famiglie, non sia separata dalla fede. La fede non è un soprammobile nella casa della famiglia, non è un appuntamento che di tanto in tanto si ripete, sempre più strano e insignificante. La fede è la sorgente d'acqua fresca e limpida che rigenera e nutre la vita della famiglia. Possa la regina della famiglia e la nostra devozione a lei, particolarmente in questo luogo, ottenere e rinnovare la fede delle nostre e di tutte le famiglie. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. O Signore, e lo confermi nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie eccellenza della sua presenza qui questa sera, sono venuti in tanti per salutarla. È chiaro che il vescovo è uno solo, non possiamo salutarlo tutti, se no non torna più a casa questa sera. Credo che ciascuno possa mettere la propria intenzione, la propria preghiera, anche in un saluto così spontaneo e fraterno davanti alla Madonna. Continuiamo a pregare in questo luogo la messa dell'Assunta alla sera e poi fino all'ultimo sabato di questo mese e via via poi a seconda del clima durante l'anno. Eccellenza, aspettiamo ancora. L'aspettiamo ancora volentieri. Le dico una cosa che lei sa già e che a me stupisce sempre. Questo è un luogo senza cancelli, al di là di questo che è necessario. C'è gente che viene di notte, di giorno, la mattina, la sera. Tanti giovani, tante famiglie, tante persone con gli ammalati. E credo ci sia tanta gente che prega per la nostra chiesa, prega per lei, prega per i preti. E il fatto che lei sia qui questa sera, ritengo che questa preghiera sia proprio di comunione. La sua benedizione ci accompagni in questo cammino. Ancora caro Don Marco e a tutti voi, sacerdoti e voi tutti che siete venuti così numerosi questa sera, grazie per la testimonianza della vostra fede. Noi viviamo questa meraviglia di un Dio che ci tiene incontro con la sua misericordia e da sempre abbiamo riconosciuto tra i segni della sua misericordia la maternità di Maria, di cui ciascuno di noi può dirsi figlio, per cui regina della famiglia, regina delle nostre famiglie, ma regina anche di quella famiglia
che il Signore Gesù ha generato per opera dello Spirito Santo e che prende il nome di Cristo. Che il Signore vi benedica tutti, che voi tutti diventiate una benedizione per le persone che il Signore vi ha dato. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi, riuniti in questo luogo in cui veneriamo in un modo speciale Maria come regina della famiglia, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Grazie a Dio.